No, aspetta, per ho sbagliato cos'era. Per Super Mario. Ciao Marco. Ma che io lo faccio. No. Marco. Ma guarda che figata, abbiamo tre maglie dei Thermos diverse. Dicevo, è vero, abbiamo tre maglie dei Thermos diverse. Io sono tutto spaccato. Siamo bravissimi a fare spam. Dicevo. Dicevo. Guarda che bello. Che esce anche Ublets settimana prossima, Marco. Ma io faccio, devo fare l'altro. Che cazzo c'entra l'altro? Lo fai, comunque, non ti interessava a te Ublets? Ah, Ublets, sì, anche quello, è vero, sì. Me l'ho scordato per un attimo. Allora, amici, preparatevi. Guarda. Cazzo, Darkseid. No, adesso non lo fa più. C'era la luce, l'ho vista prima. Sì, che eravamo io e te, basta sulla chiamata. Esce Paper Mario, amici, che spero mi arrivi in tempo per fare il Day One, se no farò comunque una botte via. Farò comunque una botte via, se non Maria per il Day One. E poi farò anche Ublets o Rublets, come e poi esce Ghost of Tsushima. E Ghost of Tsushima non c'entra niente. La prossima esce, lo farà Moro probabilmente questa volta il Day One. Oddio, o magari lo faccio in contemporanea, come avevamo detto. Magari è rotto tutto. Sì, per Mario lo ci tenevo. Devo aggiornare il sito. Quindi sono contento che mi arrivi. In teoria mi dovrebbe arrivare. Ma c'ho tutto di merda. No, Corvo credo abbia la maglia dei... No, dei Toronto, sì. Yes. Dei Pistons. Marco, apri la serranda. Dice, scusate. Dei Pistons. Sì, non vedevate Moro, effettivamente. Ma tanto sono tutto... Guarda che sbaglio che e di c'è. Però guarda, adesso facciamo vedere tutti e tre le maglie, per favore. Guarda che bellezza. Io mi nascondo. Lo faccio anch'io così a caso. Bravo, direi. Scritto termo. Ma guarda, a me sarebbe piaciuto fare una maglietta da basket. Ma i pinguini l'hanno fatta. I pinguini tattici nucleari hanno fatto la maglia da basket perché nella loro canzone dicono vai a giocare a basket. E c'è la maglia così, dove vai a giocare a basket ed è una canotta. La voglio fare anch'io. Facciamo una canzone in cui parliamo del basket anche un attimo, una strofa. Mettiamo la frase. Beh, fai una live su NBA. Prima ho smontato tutto. L'ha già fatto. Guardatemi. Ora ci fa vedere il pacco. Esatto. Guarda che la live dei pacchi, però. Marco, possiamo fare la canotta da basket con scritto canestro. Canestro potevamo fare, vero? Che tanto se l'anno prossimo metto la trama lo richiamo così, perché ormai mi è piaciuta di... con davanti qualcosa di termos con il pene. Che ma no, certo. Quello non credo. MC non Marco, pene, dove si dice che il signor Marco non la fenice. Meme dice che meme finalmente. È meglio della stanza pettabili. Dice che la stanza meme è meglio della stanza pettabili. Adesso gente non c'è una scelta. Vabbè, perché Marco non la fenice di parte, però. Ma non è sua quella stanza, scusa. È vero. Il video di oggi mi aveva proprio sentito? Fatto venire voglia di vedere il video. In realtà, amici, nonostante sembra fatto apposta, no. Cioè, oggi è uscito il video, ma non volevamo fare la live inerente al video. È stato casuale. Perché teoricamente doveva uscire il Turbo Best oggi. Poi Luca ha detto che invertiva la settimana. E poi invece, per quanto riguarda l'altro giochino che vi dicevamo stamattina, probabilmente lo farà solo Moro. Perché abbiamo visto che in gru è il gioco che volevamo fare l'altra. Che stamattina che c'era la diatriba fa due. Il multiplayer. Abbiamo provato oggi in multi e non ha senso farlo in gruppo. Quindi farà probabilmente solo Moro quando gli para a lui. Poi vedrà. Sì, probabilmente andremo a fare i bulli da qualche parte una mattina, magari. Plinio, per favore, devi raffreddare. Allora, intanto io. Ma perché no? Lo avvio intanto. Ma facciamo così, dai. Voglio vedere le novità che ha messo. Vero, hanno messo novità. Bisogna vedere se poi. Grazie Alex, ma voi vedete grazie tutto mille, bloccato Alex. Però amici, perché giustamente Alex. È rotta ma però avrebbe messo delle novità un infame per te solo salame pacco un attimo a merda, datemi un attimo che oggi sono fuso ragazzi che ho montato tutto il pomeriggio buono. Sì, Moro oggi era un parecchio amatore. E non solo i video, anche un PC ho montato oggi pomeriggio. Mavern, grazie mille. Ho dovuto cambiare una scheda madre al PC di un mio amico che è il Templare della scorsa settimana. Te li ha allungati 200-300 euro, Moro? Ancora no, me li darò stasera quando torna a prendere il PC. Beh, almeno ti arricchisci di qualche se no euro. Ti tieni il PC in Corvo, sequestro. Non morire, per favore, dove sei andato? Si è buttato in un pozzo. Sono tornato in cantina. Ho visto che si gira fa, aspetta, perché praticamente... Era lì chinato che cercava. Chi ha risolto? Sì, Korn ha risolto. La Roby ci spruzza. Liezer gioca con grazie, noi. Grazie, Robica. Ha giocato il gioco più bello del mondo. Sarà mai. Andiamo a vedere. Ha giocato World of Warship. È veramente è il gioco più bello del mondo. Grazie, però Korn, forse intendi l'altro, non quello di Tony. Quando Tony gli ha sfondato la scheda madre e non gli andava mouse e tastiera, gli ha fuso tutte le prese USB. Minchia. O stavi un saluto tu, a voi, non poteva neanche più entrare in casa. No, o stavi tu, mi sa.
Allora, o sto io, mi sa. Ostia, tu no, forse stava lì. Sì, perché no, perché ho sempre streamato io, quindi sicuramente stava uno di voi. Allora, grazie a Wolla, stava sub, e grazie mille a Vale, che Vale che dona la sub a Nick Generico, e a Pesce Tonno che fa 20 mesi. Grazie, belli. Grazie a tutte e tre, grazie mille. Siete molto gentili. Comunque, Roby, quando vuoi, fai un fischio che ci sono. Fai un fischio e poi fischia. Perché c'è la musichetta di... Io intanto cambio la schermata. L'avete creata? Aspetta, adesso sono in France. Ma aspetta, devo mettere la password, vero? No. No. Posto allora. Ma Gian Gian, io lo voglio fare, ma ci sono gli altri due che mi bloccano. Ma fallo nella tua live, non capisco perché lo devo fare. No, perché io... beh, io l'ho detto di fare live, mi avete già criticato. Io non ho detto no, io t'ho criticato, non so che sì, però nella tua live farai cazzo che ti pare. Grazie, però mi hai criticato lo stesso. Basta che grazie non fai vederla bene. Grazie, Frank. Nel senso, poi fai tu. Io ti consiglio di l'idea no. C'era di portarlo. Ma vedo un po' di. La live che non so cosa fare, potevo portare quello. Sbaglio, c'è un po' di input lag, ragazzi. Madonna, se sì. Sì. Non lo so, devo ancora entrare. Quindi... Allora, magari volete porca stare. Grazie, Mico, con la M. Sì. Prova a stare tu, Lizza. Vediamo se cambia qualche cosa. Mamma mia, se ce n'è qua di input lag. No, fate voi, fate grazie voi. Grazie Mirko con la M, grazie mille. E grazie anche a me. Ma che belli che siete. Sembra di averlo già visto oggi questo gioco. Grazie Mirko, grazie Matthew, grazie mille. Ma non c'è il tappo, è vero. Tart, dovrei averlo fatto. S-Game mi scrive. Che mi è caduto per terra, l'ho buttato. Non lo so, non mi dava il tuo nome, solo apostrofo S-Game. Grazie, grazie Fafangua. Grazie, io ho due S che. Vabbè, sarà lo stesso. E grazie anche a Figai. Ma che belli che siete. Grazie, Figai. Sei bellissimo. Lieza, dici quando. Potete già entrare. Un pochino. Ok. Adesso già subentrando. Ma che è sta roba? Vedo tre game senza nome. No, allora c'era l'idea di portarlo in una live pomeridiana, poi vediamo. Avete input lag? Ah, ma Lizard deve fare quello che vuole. Boh, io credo come al solito, dite voi altri che l'avete appena provato. Sembra lo stesso input lag che c'era di là. No, allora mi sa che è proprio il gioco che è diventato così. Ma a me la telecamera sta andando sempre più lontana. Io sono sempre in joining, ok. Ma così è ingiocabile, ragazzi. Militano, grazie, Militano. Allora, no, però tu. Io quando ho saltato mi è saltato. Ma comunque ce l'avrete voi il problema, è ingiocabile. Cioè, saltate dopo un secondo salta. Io salto giusto. A me salta adesso. Subito, guarda. Un, due, tre. Un 2-3, no, più o meno. Sì. Ma sì, no, dai. Ma sì, il solito input lag da Game Beast. Chi è? Mini Titano e Samufer. Grazie a tutte e due. Grazie, belli. Samufer, bentornato per i due mesi. Forse mi devo abituare. Basta. Semplicemente, allora ci dovrebbero essere delle novità. Come... vorrei capire. Ha detto che ci sono gli alieni. Eccoli, lo vedo subito. Come lo schifo. Sì, intanto, ma dov'è l'alieno? Ho visto immediatamente l'UFO, ragazzi. Salite in groppa o gacchio. Ma c'è una macchina vera? Prendiamola, una macchina vera, non so. Ma no, Andiamo. Grazie Giuseppe, grazie per i 30. Ma questa è una macchina vera, Moro, perdonami. No? È un'ape. Bestia, Eliezer, che paura. Aia. Di amore, Marco. Ma dai, scusate, ragazzi. Ho mangiato. Tra l'altro, hanno detto che sono quello di. Non sotto il video, hanno detto che io sono quello di Star Wars. Sì, Star Wars di Jurassic Park. John Hammond. Ma che bel sedile, ho preso proprio per il culo. Sì, sì, ti ho preso proprio per le radiche. Vuoi salire? Quando vuoi? Quando vuoi? Ah, che sollevamento. Allora, a sinistra era. Sì. Ah, la mia gamba. Non ti preoccupate, no. Sto tenendo questo corvo, è tutto a posto. E sarà deflippalo. Ok, l'ho fatto io. Yeah, Alex Muse, grazie Alex. Grazie Alex. Non serviva tanto quel task. No, non ti preoccupare, ti tengo stretto. Palo. Ma siamo a livello 5 dell'app 3, così? Ti tengo stretto, Fabio. Ma perché qui è chiuso innanzitutto, però no. Dove cazzo ti sei chiuso? Aspetta che adesso... Ma il mio piede è fuori, ragazzi. Riusciamo fuori. Eccolo là, l'UFO, ma dobbiamo salire sul palazzo, però. O è dietro? Mi sa che dobbiamo fare con l'aereo, ragazzi. Orca, no! Che è successo? Vado a piedi, guarda. Opla là, opla là. Ragazzi, Marco, i Flintstones! Oddio! A posto. Okay. E qua? Laser Barrage. Quindi, Ah, la Gaza sarebbe la NASA. Eventry War, ok. E quindi? Ok, siamo qua. Andiamo. Oh mio Dio! Che scemi. Che audio è questo qui? Ma veramente, siamo impazziti! Ma no, ragazzi, ma assolutamente no. Aia.
sono precipitato male. Grazie Arich per i 100 bit. Io ho perso. Anch'io ho perso. Bisogna prendere l'elmetto. Vince solo chi prende l'elmetto. Ah, adesso vi sento. No, l'elmetto ce l'abbiamo tutti. Prende... No, io, preso. Non io non ce l'ho. È mettetelo. Adesso sì. Amici, bisogna... ma è un po' troppo violento. Bisogna evitare... Aspetta un attimo. No, no, sì. No, 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 no. Yeah, ti amata, grazie, ti amata. Grazie di 5 minuti. E non si abbassa il volume. Ma bisogna resistere anche sì. Oltre al suono, dico. Ma ragazzi, non posso neanche abbassarlo, non mi dispiace. Non so come fare, ragazzi. Boh, fatta, e questo... Ma che fa? Chi è che viene? E non posso abbassare, ragazzi, purtroppo non è colpa mia. Sto morendo insieme a voi, io. Ma è infinita sta cosa? Sta aumentando sempre di più! In realtà tipo finché non qualcuno è rimasto. Grazie Nick, aiuto. Grazie Nick generico. Amici, io vi chiedo scusa ma non c'entro niente io. Quanto deve spaccarci le palle? Mi demoro a dire. Ma forse deve rimanerne uno solo? Mi sa aiuto. Ma scusa, cosa dovrebbe essere? Mi suicida, vai. Ma io adesso sono... Fammi abbassare dal mixer. Ho abbassato dal mixer io, perché era l'unica. Ma che è successo? Nick, ti ringrazio tanto. Tiamat, Arich, tutti quanti, grazie. Siete morti tutti? Sì, ma anche da basso. È comunque un volume... È un volume fuori, sì, sì. E lassù, resisti. Non vedo, non vedo. Close, close, basta, ok. Basta, posto, è finito. Questo posso ritirarlo su? L'aggiunta, quindi. Allora, però ce ne siano altre, dai. Al massimo faccio le nostre solite missioni, che ci frega. No, ma non ce ne saranno altre, devo cercarne altre. Guarda che non siano uguali. Qui c'è un cesso. Era? Prego. È sempre stato? Ma c'è una persona molto brutta o... Vabbè. Scusami, Moro. Ma io il casco non lo voglio, però, fa schifo. Lo buttiamo? Come si fa? Mori? Guarda. Non è vero. Non è vero. Customized characters. Andiamo, andiamo. Guarda, adesso respawn non c'è più. Hai visto? Risolta. Questo un cappello, faccia, il body. No, anche domani mattina. Hai visto pesce? Dammi il mio pesce. Dammi un pirata, pesce. Devo mangiarlo io il pesce. E non si può togliere, quindi? Come si puoi morire, basta che muori. Ma io non io sono morto, morto e... Ok, eccomi, sì, sono senza. Mi affogo, quindi? Che è successo? Sì. Fai un bagnetto, adesso ti affoghi. Mi affogo. Muori in 10 centimetri. Quindi? Secondo me c'è qualcos'altro in giro, andiamo a scoprirlo. Quel ponte lì c'è sempre stato. Mamma che lag. Aspetta, ma il ponte così che si apriva non c'era? Sì, c'è sempre stato. Ma come no? È la prima cosa che abbiamo fatto ogni volta che abbiamo giocato a sto gioco. Vai, Moro, usiamo la camionetta. Io monto dai. Su, aspetta. Ok. Vai. Cosa ha combinato? Che ballo era? Cos'era questo ballo? Okay. Questo human safari? Davanti a lei. Vabbè. Andiamo. È una donna? No, sì. Il pelo. Ah, eh sì. Ti avevo promesso. Eh sì che è una donna. Chi è? Real, grazie mille. Marco, vieni qua. Sto arrivando correndo, amici. Ho spostato anche un tavolo con molta violenza. Moro, vagli incontro che tanto... Non posso. No, no, vi raggiungo io, tranquillo. Tu non sai che cos'è guidare qualcosa in sto gioco. Forse arrivo prima io, anzi. Ho fatto vedere il pesce alla signorina senza sapere fosse una signorina. Ma no, volevo fargli la danza, invece no, gli stavo facendo, stavo flexando. È stato veramente c'è divertente. Il trenino Thomas. Con poco mi diverto. Ah, i trap train. Bello 5 completà. Ma come? Bello 4. No. Ostio, che botta. Andiamo al super... C'è l'osservatorio laggiù anche. Oh. Arrivo, aspetto che si abbassi. Ma c'era il anche prima l'osservatorio, mi sembra. Ma io mi sa che ho una zanzara in camera. Ma sì, laggiù c'è il faro. Un attimo, è veramente grande come mappa, però, eh? Sì, no, ma è anche abbastanza paria. Cioè, allora, cosa... Dove c'è un... Quando e perché? Perché? Ma c'è la possibilità di prendere un altro elmetto. Che arriva, mi pare. Che cazzo serve sto elmetto di merda? Qui c'è la mongolfiera, qua. 13 su 25. Cosa so, gli achievements? Bobby.
L'elmetto non lo voglio. Qua c'è da fare una consegna volendo, eh. La mongolfiera. Dai, arriviamo. Sì. Cioè, io arrivo. Qua c'è un ombrello. Perché c'è un ombrello? Non lo so, c'era anche all'inizio del gioco. Bene, Marco. Ho pensato proprio sopra il coso del delivery. Tanto adesso va via. Immagino. No. Aspetta. Penso io. Esatto, Corvo, metti l'ombrello. Esatto, che sai mai. Utile. Ma io mi sa che vi raggiungerò tra un po', perché ho preso la sala sbagliata, mi sa. Allora, eccomi. Salendo in montagna, non so perché. Come dobbiamo andare via? Con la mongolfiera? Red Hot Rush. Dobbiamo consegnarlo lì sotto, andiamo con la mongolfiera. No. Cos'è successo? Che cosa? C'è una... Una bestia Formose, incredibile. Per favore. Prego, prego. Ah sì, guarda gli occhi. Bravi, bravi, bravi ragazzi, bravi. Bravi, bravi. Spingi, quindi... Marco, spingi dietro. Gli occhi ho preso, di grazia. Prego. Guidi, okay. Tu, Moro? Ah certo, sono io, mastro guida. La patente della mongolfiera. Stiamo attenti. Già, dove eri tu? No, ce l'ha fatta a morire, ce l'ha fatta. Quindi sai guidare perfettamente, mi dicevi, Moro. Non so come si gira. Vabbè, se scendo col pacco... In che senso? Aspetta, aspetta, sto girando, Ma io mi fido, assolutamente. Un po' più in su, però, Moro, perché sennò... Dov'è gli Ezzar? Beh, siete accesi. Okay. Eccoci, ci siamo! Troppo, troppo, troppo! Buttalo, buttalo! Vai, Marco! Mi si è incastrato le mani! Amici, mi sto impiccando col pacco! Aspetta, Apri... Che fa, Corvo? Balla? Ti dai colpi! Amici, com'è possibile? Dai, quasi, quasi. Scendi, scendi. Un attimo di sforzo. Mollalo, mollalo. Lo mollo, lo mollo. No, niente, mi è scappato. È rimasto su. Camiseria. Ma mi ha dato un pugno. Ma sei incazzato, Ma perché mi ha dato un pugno Cleveland? Aiami, sono... Moro, ti do una mano? Beh, se per favore, Corvo. Guarda, non si scastra. Che bestia. Allora, per favore, guarda. Lascia un po' io. Spingiamo la mongolfiera. Pac. Ragazzi, ma che succede? Vabbè. Ragazzi, ci vuole un po' di yoga. Perché ho le mani dietro adesso? Ma... Oh. Arrivo, Eccoci. Porca di una miseria. Voilà. Madonna, ma l'audio di sto gioco è diventato una roba... E io l'ho abbassato di brutto, adesso 25.000 dollari, Amici, c'è una zanzara maledetta schifosa, l'ho vista, Però mi fermo, non la picchierò. Ok, l'ho messo al minimo indispensabile. Chi è che ha preso la mongolfiera? Che botta, cazzo è esploso? Io con l'estintore. Oh. Moro, posso venire anch'io? No, Marco! Ostia miseria, che botta! Sa che non mi voleva. Allora, c'è un'altra delivery qui di fianco, volendo. Questa ce ne sono due. L'elicottero, credo. Ce ne sono due, volendo. Chi è che è partito? Boh. Ruoto, ruoto, ruoto. Non riesco. Ezzar, tranquillo. Non riesco a raggiungere. Okay. Respira. Allora, vediamo questa qui cos'è. Una granita! Avete preso quella, avete preso, va bene. C'è una granata! Prendetela e poi... Porca miseria. Vabbè, la riprendiamo. Si è trasformata in una bibita. Ma scusa, ma esplode subito. Vedere l'altro, aspetta. Ma l'altro. Perché questa qua esplode subito, un casino. Il pesce. No, questo è il pesce. Io sono esperto. È da lanciare lassù. Ma come cazzo si fa? La posizione già va bene, in realtà. Basta che alzi il coso. Aspetta. Dai, allora... No, Marco, non toccare lì davanti, tocchiamo solo qui dietro. Allora. In realtà la direzione c'era, Vediamo. Aspettate. Marco, passami il pesce. Miseria. Vieni. Ah! No, il pesce che va lanciato. Prendi il pesce di nuovo, per favore. Allora, no, metti a velocità massima, Corvo. Guarda lo Corvo che gestisce le sue manopole. Esatto. Beh! Un po' più alto. Okay, ma guarda che qua... sì, ma come lo prendi? Lo prendo io, Ezzar, sono esperto di salti. Aspetta, facciamo una prova intanto. Metti a massimo, Corvo. Vado. Sono bravissimo! Aspetta, ragazzi, ho fatto un'impresa da titano! Ma sei troppo pesante. Corvo, pronto? Vai, vai, sei qua. Oh, che botta! Ma l'hai tirato in faccia a me! Aspetta, Corvo.
Chiedo scusa, prego. Aspetta, Marco. Guarda, Michael Tennis. Ma l'avete spostato tutto. Non c'è pericolo, non c'è pericolo. Marco, okay, porta il pesce. Alza un altro po', Corvo, secondo me. Sono bravissimo bello, a portare il pesce. Basta. Ok, boh. Io questa zanzara adesso la scatarro. Ma perché lo sai perché? Sono morto, dobbiamo andare. No, ho capito il problema. Ho capito il problema. Ma succhia questa cosa. Wow! Ho capito il problema perché io lo tiro su dalla parte sinistra, se lo prendo dalla parte destra, secondo me. Vai, prego, Liezza. Non credo che funzioni così. Questo palloncino anziano. Liezza, guarda, fammi provare a me che sono l'esperto del pesce. Ma perché volo? Ora, lo sapevate che i miei antenati sono nati a Shibuya? No, erano pesci. Al mercato del pesce. Porca miseria. Ma io mo come lo riprendo? È là, è dietro, è dietro. Porca merda, cosa è successo? Ma perché risucchia da lontano? Hai tirato una facciata contro. Dai, Ezra, ci sono, il ci rullo. Sono, tranquillo. Credo di averlo pure spostato, ma sì. Risucchia. Ecco, Siete? Vedi che risucchia. Porca merda. Corvo, vai. Ma secondo me è troppo a sinistra comunque. Ma prima era la direzione giusta, ma troppo in alto. Oh, ecco! Ragazzi! Mamma mia! Bravissimo! Ma perché vola ogni tanto? Watson! Che fai? Ma come Michele Giordano? Possiamo andare? Andiamo. Brambilla! Vediamo. Ma cazzi! Mamma mia! E quindi decidiamo. C'è la pista, cioè. Ma non avete preso un mezzo di trasporto, ragazzi? È la base, la pista, muoversi, cioè, insieme. La tripla di copia. Non ce la faccio. Allora, non vogliamo andare al giro della muerte. Così, con le braccia all'indietro. Arrivo. E salti. Sono veramente bravo. Oh, yeah. No, sono il treno. C'è un treno. Dov'è il treno? Allora, che mezzo di trasporto l'ha trovato Liezza? Bene. Voglio salire, fermo. Dobbiamo trovare prima una consegna. È qua. Ok. Però mi sa che ha a che fare con questo mezzo. No, quello è un elicottero, quello. No. Sì, c'è un veicolo che ho trovato a caso. C'è l'atterraggio, la H. Vai. La fai? Okay. Ok. Allora, pacco. Allora. Metti tu il pacco, bravo. Certo. Io faccio il contrappeso dietro, Io solo con una mano, ok. Mi levo. Ok, adesso noi. Allora mi rimetto. Certo. Un attimo, mi rimetto. No, questo, porca miseria. Quello deve salire. Prego, Mono. Tenetelo perché secondo me fa una brutta fine. Marco, ti deve quello il posto del pacco, però. Ma se facciamo tu tiralo infilati nel buco. Tiralo. Vai. E infilati nel buco. Salta del buco. Ti stai tenendo, non puoi salire via così. Ok. È troppo. Che miseria, ragazzi, la potenza è nulla senza il controllo. E Marco quando entra nel buco poi. Ragazzi, lo sapete che sono un tenero amante. Dove vai? Da dietro? In realtà ce la stavo per fare. Mi sembra un po' una cazzata, però. Vado per il peppo. Perché siamo così veementi ogni volta. Vai, Moro, non ti preoccupare. Andiamo a sentimento, è il nostro forte. Vai, stai lì. Sono immobile. Che ha preso 4. Ma lascialo. Lo vuoi che lo lascio? Lascia il pacco. Ma secondo me questa è una pericolosità, Allora, dove dobbiamo andare? Grazie, sono l'Acme. Grazie mille. Sì. Ma che contrappesi che siamo io e Ezra, perfetti. Dovete stare duri, Guarda, sono in posizione di croce che neanche Keki Yuri. No, Marco, ma perché? Perché lo stavo salvando. Ma se l'hai trascinato? No, lo stavo uscendo, l'ho preso, solo che poi me lo sono portato via. Così. Con la forza dell'elicottero me l'ha fatto uscire. Salve, ragazzi! Ma Mary! Grazie, veramente. Grazie, Roscia. Ma io che sto facendo? Quanto sto volando? Mi fa schifo quella consegna. È pesantissimo, però ragazzi. Non c'è altro, bisogna farla. E mo il pacco dove c'è Marco? È molto. Ah, no. No. E non c'è. Eccolo. Grazie, Waynord.
Grazie, no, Wayne. La Dima l'ho immaginata. Ah, sicuramente adesso non riuscirete più a mettervi come contrappeso. No, aspetta che arrivo. Voilà. Che miseria. Proprio un vecchietto. Ma no, no, Marco. Non lo prendo il pacco se mi prende il volante qui. A posto. Più o meno. Ok. Un po'. Siete? No. No, aspetta. Il fatto è che se casca il pacco io lo tocco, vado giù. No, perché adesso non si. Ok. Un braccino che mi tremola. Quindi così okay. Mi sa che non va. Sì, sì, deve affilarsi bene, c'ha gli angoli. È spassito, bisogna mettermi un attimo. Grazie papero di gomma, grazie mille papero. Grazie papero. Quanto moro. Che rabbia. Pigliarmi bene come prima. Che riacquisto un po' di. Ma dai! Che riacquisto un po' di sensibilità ai polpastrelli. Perché. Capiseria. Ok, ci sono. Ma lo ci penso io che sono non l'esperto dei l'altro pacchi. Braccio non mi si sta attaccando. Prego. Però devi metterlo ben bene, per favore. E Zar? Succede un po' di esercizi intanto. Quindi. Quindi bella giornata. Adesso esci, oggi, lascialo. Lascia, ok, perfetto. Attaccati dietro, non è vero, Marco. Che è perfetto. Perfetto però, non è, però sta, dovrebbe tenere. Dovrebbe stare su, ma io questa zanzara mi sta già pungendo. Fai la coda. Ma io non ce la farò mai a fare la coda, ci provo, ma. Vabbè, va bene così. Vabbè. Quindi basta, siamo pronti? C'hai prego. Una sola mano, quindi penzolerai. Siamo pronti? Sì. Che... Pensare, c'era bisogno di... Marco non va bene là dietro. No, dai, sì, dai. No, non va bene, no. Te lo dico io. Mettiti davanti, vieni allora. Con me, vieni con me, va là. La manopola? Non c'è. No, perché c'è. Ti sbilancia. Ah, mi sbilancia. No, c'è la manopola, però. Attaccati no. A me, attaccati. Hai preso proprio per il culo anche a lui, è un vizio. È un vizio. È un vizietto, quasi. Al peggio. Ah, va che bel panorama, esatto. Oh. Mentre Marco fa un esame della prostata. Allora, purtroppo dobbiamo andare un po' di lato. Controllo il colon. Ma è Moro. Ma noi chi potrebbe ci andare meglio? Andiamo di lato noi. Io non perché? Vedo a sinistra. Sto andando come le. Che una come i gamberi. Montagna, No, va bene, va bene, va bene. Quanta droga, che c'è qui. Inizierei a scendere magari un po'. Adesso dovrei andare dritto, secondo me. Oh, il pacco è immobile, ragazzi. Ci va ma la mia mano? Marco. Sto vedendo un Moro sofferente. Allora, io sono. Ragazzi, io vi faccio vedere. Sto tenendo solo il grilletto. Non so cosa sta succedendo. Qua. La prova? Qui. C'è acqua qua sotto. È tanta acqua. Allora, adesso se riusciamo. Non tocco niente là. Io. Ecco, così vai dritto. Nulla tocco. No, stai toccando. Sto toccando, ma. Sempre con una mano. Secondo me è un po' troppa prepotenza. Quasi, poi. Quasi. Piano, rallenta, rallenta. Ma no, certamente, certamente. Da. Beh, il pacco è arrivato. Pacco è salvo, pacco è qua. Pacco vado salvo. A portare io che sono l'uomo dei pacchi. Prendetelo, prendetelo. Peruzzi. Vai, vai, qui nel buco. Yeah, con l'effetto 25 sonoro. $25. Allora, c'è l'aereo? Cioè. Ah, no, c'è questo qua fuori. Andiamo a fare uno fuori. Come si faceva la telecamera? Ok. Lo risistema. Allora, qua. Un missile. Ah, questo è semplice, Marco. Però è fragile questo. Allora, fare attenzione. Allora, te lo lascio a te. Prego. Sì. Calza, grazie, calza. Madonna. Ma l'hai già sbattuto. L'ha già rotto. Tranquilli, posso. Ragazzi. Simile calza. No, dai, è vicino questo, no. Dobbiamo andare vicini. Non ti attacca. No, perché non salite? Potete attaccarvi che mi sbilanciate tutto. Sono. Ok. Aspetta. Perché non ci stiamo tutti su. Ok. Ecco, vedi. Vai. Adesso, con calma, Corpo, Tieni adagio, Sì. Dobbiamo solo trovare una strada. Questa c'è una signora a sinistra, a sedere, volevo dire. La strada, continua quella strada lì, tecnicamente prima o poi dovresti farlo il giro. Orca miseria, lo sapevo. Ma non era di qua. No, no, è fragile il pacco. Radri, flippa, ok. Ok, allora è qui. Prego. Okay. Ah, tranquilli. Ah, aiuto. Vieni, come è messo. Aspetta. Eccoci qua. Ah, ok, okay Corvo, piano piano vuoi che faccio io? Vada, vada. Ah, aspetta, posso... Marco. Marco, bisogna una mano?
No, no, no. Cos'è? Sto facendo il piede. Marco, ma per favore. Che balletto tirolese, Marco. Ma non è che è pesante, per quello può essere. Ma che tu sei pesante. È più pesante del normale. Ma perché dovrebbe tenere un pacco così? Cos'è dovrebbe poi? Fatto. Ahia! Che schiacciato al contrario. Ma che dolore. Vince Carter. Mi dovresti levare, ecco, posso. Ragazzi, venite in barca, forza. È un attimo. Spero che questa sia inutilizzabile. Sì, che è utilizzabile. Allora, prendiamo l'altra, venite qua. Cos'è l'altra, Marco? Qua c'è la botta d'acqua. Io vi raggiungo con questo, eh. Vabbè, Marco è andato a fondo. Vabbè, me li prendi. Dove va, Moro? Perché fai la derapata? Piano lì, Ezza, piano. Capito, ma scusami, ma perché? Ma dai, non si può salire più di uno. Siamo che imbarazzo, andiamo in nave. Diezer, ma che è successo? È diventato... Ma sono qua, vabbè. Però... Veramente un gioco di merda, però, eh. Non vivo? Perché dovevi passare... Cos'è successo? Ma dai! Parole. Ora scendi. Aspetta. Ragazzi, venite da anche voi dall'altro lato? Aspetta, certo, Marco, arrivo. Se solo riesco a salire. Niente, non ce la farà mai. No, allora aspetta. Non è così facile con l'input lag. No, ma non è veramente possibile con l'input lag, veramente. Vedi, il corpo ce l'ha fatta subito, al primo colpo. Ok, arrivo, possiamo andare. Certo, Moro. Moro va. Bravo Marco, no, perché è saltato di nuovo. Tieniti. Ah, ma di qua è dove c'era la tromba d'aria. Ah sì, Lezzar, così? Moro, raggiungici poi la prossima volta. Dove? Dall'altra parte. Ma lì no, ho sbattuto. E niente, siamo arrivati, basta. Parcheggio perfetto. Ma c'è uno squalo gigante, no? E tanto se vai in acqua a farsi amici, devo bere. Andiamo a parlare d'acqua. Morco? Ma per corpo? Così devo fare un tuffo di testa. E qui ci siamo già stati, effettivamente. Ma Moro, perché è là? Sto arrivando. La vedo passare, ma non posso fargli niente. Moro è una cometa. Infatti. La cometa di Halley. Ma più là. Bravo, Moro. Bravo. Verso il trombone. Quanto veloce, non è possibile. Aspetta, che cerco di frenare. Ho detto morco, per sbaglio. Volevo dire corvo. Ho già bene che ho l'alto corvo. Eccolo, Ritorno, Certo, Moro. Un po' più in là, però, sei. Lasciati andare. Aspetta, non ce la faccio. Lasciati andare. Banculo. Ti vengo a prendere col motoscafo. No, sono qui. Sono nella casa delle banane, io. Anzi, che buone sono le banane, però. Mamma molto buone, mia. Sì. Però non le mangio mai, ne mangio poco. Cosa ci fai se non le mangi, scusa? Mi stanno chiamando, devo... No, non le mangio. Arrivo non subito. Cosa ci fai se non le mangi? Fate le robe. E che ne so, prego. Magari te le mettevi nel sedere. E tu io non le mangio di solito. Non le mangio spesso. Ma che hai capito? Non le mangio le banane di solito, spesso, mangio poco. Non spesso vuol dire non di solito. E comunque, perché dovrei farci qualcos'altro? Non le mangio, basta, no? Quindi cosa... C'ho una zanzara che mi sta pizzicando. Io c'ho la zanzara, continuo a passare degli aghi, degli spilli in giro per il corpo che mi penetrano. Vabbè, Lezzar ci saluta. Marco, no, ma non muoio. Cioè, allora sì. Io vorrei prendere il motoscafo e andare al molto faro. Bene, le banane faro, sono molto buone. Al faro non ci sono mai stato. È vero, andiamo al faro, Moro. No, perché dai per scontato che Marco non ce la fa. Esatto. No, io ce la sto facendo. Sto arrivando allora, col mio... Chi è allora? L'Erican, TR3! Grazie mille, L'Erican. Grazie, bello, arrivo, scusi fermi. Scusi per l'Eterga in faccia. Fermi. Ma che posa da supereroe. grazie, bello, sei tanto gentile, sempre. Ma non l'hai fatto apposta, non sei abbastanza. sei veramente... Sei proprio spostato quel Sì, ma è palese me. Come quando vuoi far salire qualcuno in macchina, acceleri. Ma scusami. L'ho fatto di nuovo, no. Ma
io... Mamma, che succede? Cosa? Che succede? Ma il trombone, la tromba sì. d'aria. A posto. Ma da dove è arrivato? Scusami. Scusatemi, ma da dove è arrivato? Cioè, non sono mai salito a piedi, sono salito così. Ragazzi, questa deve essere la clip più vista di Twitch, perché non è possibile. Ci ho messo mezz'ora per salire a piedi prima. Ma da dove è arrivato? Me, boom. Ma l'hai passato da un po' il faro. Ma il faro non c'era. Mio Dio, ragazzi. Andiamo a vedere altro. No, cioè, se ci riprovo 100-200 volte non ce la faccio. Se riprovo 100. Sì, era un attimo napoletano, lasciami perdere. Sono a pecora comunque, siamo tutti d'accordo. Oh, no, siamo tutti svenuti. Oh, oh no, tutti. 12 ore per salire. Ma che piramide. Per davvero, con calma. Una tromba d'aria mi spara in aria e finisco sul. Allora, dobbiamo andare nell'isola di nuovo, quella là di Grinnell. Green Arrow. Allora, vi ci sparo questa qua davanti. Ah. Aspetta, no, fatemi puntellare bene. La potenza. Vogliamo sparare tutti insieme? Marco, vieni qua. Aspetta. Ma cosa fa con quella balla di fieno? Non riesco a prendere. No, è velocissimo. È impossibile, ragazzi. Niente, ci rinuncio, arrivo. Allora, cosa devo fare io? Moro, infilarti dentro il buco di credo culo sarà di molto difficile. Venga, venga. Che volo. Ah, l'ho capito, ho capito il trucco, devo prendere la ricorsa. Esatto. Prendere la mira. Ah! No! Fallo. A me è corvo un ciccione comunque. Un po' sì. Ma che liscio. Traversa. Marco, smettila di ricorrere la vecchia emote. Chatta, sei proprio bella. Vieni Marco, dammi la manina. Te la do. Allora, Ce l'ho fatta. Bravissimo. Aspetta, manco io. Fermo lì, non ti muovere. Vuoi una mano, Moro? È anche perché è l'unica cosa che ho fuori. Esatto. E io c'ho dentro di te qualcos'altro, mi sa. No, aspetta. Vuoi darmi la mano che ti tiro su? Bene. A posto. Vado al massimo. Vado dai corsari. Eccoci, siamo sull'isola. Ireland spiaggia, sì. Ola. A posto. Mio Dio, adesso do una sberla, rompo il computer. Ma c'è il veliero qua, ragazzi. Ezzar, devi prendere qualcosa e venire da noi adesso. Che cazzo siete? Siamo dal veliero di Asterix e Obelisk. Ma si può guidare? Dimmi di sì. Ezzar, ti sei perso un capolavoro. Come lo riguardo? Come è salito Marco sulla barca? Cioè, sai che prima ho fatto una fatica incredibile a salire, no? E non riuscivo. È arrivata una tromba d'aria, mi ha sparato in aria e sono caduto sul perfettamente sul. Ah, sono un idiota. Aspetta che pensa che si può guidare per davvero. Ma non c'è niente. Non c'è un timone. Sì, lassù, c'è un pulsante. Ma dove? Porca miseria. Sul ponte. Ce la faccio. Ho perso. Arrivo. Aspettatemi. C'è un pulsante qui. No? Io vedevo da sotto, vedevo una roba gialla. Aspettatemi. È veramente Sea of Thieves. Ma non credo. Ma certo, Moro. Ma c'è qualcosa che sto muovendo, guarda. Ma è finto. No, non troppo. No, ah, le vele forse. Arrivo, Anche Moro. Arrivo. Ah, ma c'era lì il cantando. Grazie. L'ho ringraziato io, sì. No, io. Tanto la tier 3 anche. È veramente un belloccio. Quindi... un attimo, ci riprovo di nuovo. Oh, per arrivare, ragazzi, Marco, che pole dance che sei. Sono molto eccitato, ragazzi. Per me è veramente difficile questo gioco. Facile non è. Sì, ma per i motivi sbagliati. Cioè. Però vedo. Corvo, allora adesso guideremo. Vai. Allora. No, dove sei andato? Penso io, Ho sentito lo splash. Ma adesso mi devi dire come cacchio è possibile. Ce l'ho fatta io. Mi devi dire com'è possibile. C'è un cannone, sparatelo. Ma dove sono? C'è il motoscafo, cioè. Niente, se lo manco però non c'è più. Io ammazzo questa zanzara, mi sta facendo un sacco di... Allora, qua c'è una roba che può andare solo a destra e a sinistra. Allora, quello sì, l'avevo usato l'altra volta, quel veliero lì. C'è il tasto dentro alla plancia grigia. È quello che c'ha...
Grazie Falco, solitario. Grazie Falco. Mille. Arrivo, amici. Non cadere in bust! Ma dai. No. No. Ma mi sto muovendo, perché mi sto muovendo? Fermo. Arrivo, arrivo. No! Moro! Questa è maledetta, possiamo evitarla? Ma io volevo farmi un giro. Fuori la barca, vi guardo. Volevo farmi un giro io. Fattillo tu, Marco. Bravissimo, Liezer. Ok. Vabbè. Marco, dove sei? Vai, vai. Vai, vabbè, sì, c'è più o meno, cioè. Aspetta, Amici, amici, sono rimasto impiccato nell'aereo io. Come? Io non so bene cosa sto facendo. Ah, ce l'ho fatta. Liezer, puoi darmi una mano? Eventualmente, poi... devi attaccarti tu. E non posso. Più di così non posso fare. Vai, Liezer! Hai visto? Continua, continua, continua. No, adesso c'è due salami. Ma scusa, corvo? Che è successo? Ma che gioco è? Ma come, cosa succede? Ero in giro con l'aereo. Non avete idea. Io voglio, a parte che qua c'era la roba la delle difficoltà. Banane. Poi ci sono sti barili qua. Ma adesso esploso. L'abbiamo perso per sempre il veliero, no? Ah, ah no, è lì, a posto. Ci salgo veloce. Ma come hai fatto, corvo, tu? Non lo so. Ok, adesso non è buggata la barca. Vai, 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 vai. Venite, venite, guido io. Così guidi. Non c'è bisogno. Anche io voglio fare un gioco di merda. Ragazzi, e fare i soldi con un gioco di merda, però. Ma io mi sto divertendo un casino. Come un bimbo mi sto divertendo, è un gioco del cacchio. Ci siete? Manca Moro, caduto giù, aspetta. Allora, ma aspetta, tranqui. Non mi ricordo se l'avevano andato. Sì, che era andato gratis. Sì. Beh, ma per darlo gratis i soldi comunque li dà Epic Games. Beh, sicuro, sì. Non credo. E un qualcosa gli darà, sicuro. Ostia, no, scusa, Mark. Perché io publish? No, no, aspetta. Perché dandolo gratis ci fai gran soldi. Sembra una cazzata da dire, ma Civilizations e GTA hanno venduto molto i DLC e tutto il resto, sì. E io non ci arriverò mai adesso così. Corvo, io non so, non sono neanche sicuro di andare. Aiuto, stai andando? Sì, sì, è andato. È partita tutta perché si è abbassata la vela. Ah, vabbè, Liezer, gira, gira. Non c'è gira? Sì, c'è giro io. Ecco. No, sto girando io. Bravo, prego. Bravo, guardalo là. Meno male che c'è questo. Vai a riparare, Marco. Torniamo indietro. Vado a riparare. Adesso. Marco, non c'è. Perché se non credi? Provate so. Aspetta, provate a salire. Sì, provate a salire. Non ce la faccio da solo, provo a salire. Mi avvicino all'isola. No. Buono, quella era una mina, anti-uomo. No. Dai, andiamo. Liezer, ti prendo il volo. Il fatto è che ci sono pieno di muri invisibili, di lag, di merda, di scalini. È troppo veloce. Di diarrea. Sto cercando di rallentare la cagarella. Proprio un sacco di schifo. Arrivo, arrivo. Sono incastrato per sempre. Non ti preoccupare. Non credo così. Sia giusta così la nave, ma va bene. Arrivo. Anche perché sono caduto, ma... No. È volata via la barca. Vabbè, prendiamo l'aereo, ragazzi. Andiamo da un'altra parte. Io l'aereo lo so guidare bene, però. Ok. Ho visto. Sono pronto. Come ci mettiamo? Dai, vado di là. Allora. Andiamoci dietro qua. Chi è? Big Squall, grazie, Squall. Mi lasci? Ah, dietro? Qua attaccati alla secondo me fai troppo peso dietro, però. Ma andate nell'altro maniglia qui che bilanciate l'aereo. Ma moro. Madonna. Andate a bilanciare l'aereo. Stare dietro. Ci sta corvo magari. Qua c'è salto. Ma no, ce l'avevo fatta, vai via. Dove c'è il Colosseo? Sì, l'abbiamo visitato l'altra volta. Che non è proprio il Colosseo, tipo roba greca. Prego, moro. No, c'è corvo che non è attaccato. No, non sei attaccato per niente, la maniglia è da tutt'altra parte, corvo. Ma come? È qua.
proprio a sinistra, eccola. Non si è attaccato. Ma non la prende. Okay, adesso si è attaccato. Okay. Grazie scuola, comunque per i 19 mesi. Ma che stretching. Beh ragazzi, siamo... Ma bravissimo, Moro. Maro? Maro? Andiamo su. Marco è andato. Marco è a rivederla. Io non ho mollato il grilletto, mi sto rompendo il polpastrello. Non so come sia possibile questa cosa. Vabbè, siamo al Colosseo, la volete vedere? Eccolo. Allora andiamo al Colosseo, via. No! Vediamo se siamo degni. Ma dove cazzo siamo andati, Moro? Sul rotto sono sott'acqua. Grazie mille, Flavio. No, sono ancora qua. Me lo ricordavo meno umido il Colosseo. Ma dove sei? E io dove sono? Io sono di nuovo lì. Io sono in città. Andava da solo, ragazzi, il personaggio? Come? Stava correndo da solo. Ah no, sono sotto il... Parati... Ciao, Yezar! Basta, conviene. Ostia! Yezar, mi vedi? Che sono in ciao? Cosa? Io sono qui. È esploso! Ma che succede? Sono arrivato. Beh, che è entrata. Sì. Vai, Yezar, prendiamo il martello. Sei degno, tu? Sì, guarda. Sei di legno, tu? Non serve un cazzo quel martello. Ma frate... Segno, il nostro lavoro, dico. Andiamo. Ci serve un aereo. Moro, ma per fare cosa? Per andare sull'isola a prendere e fare le robe. Perché? Ma sei pirla! Per fare il nostro lavoro, l'hai detto adesso. Ma non ce l'abbiamo. Appunto, ci serve. No, dobbiamo... C'è qua. Vedi? C'è anche Sonic. Di Hedgehog. Ahia. Dagli una martellata. Bravo, ha vinto lui. Sì, decisamente. Questo è il nostro Pippo. Mary, certo che il mio lavoro è pensare al mio lavoro. Cos'è successo? Chieti, tra l'altro è proprio in tema con quello che stiamo facendo. Vai. Ma dove no, ma io mi hai rubato il coso. Yezar, no. Eccomi, forse ho smesso di laggare, posso arrivare anche. Assolutamente, guarda qua. Ma si ha rubato il gancio. No, ma adesso torno su, eh. Madonna sante. Ok, ce l'avete voi adesso. Dandogli le spalle. Oh mo. Mio Dio! Cosa fa Gino Bramieri qui? No, figurati. Ok. Ma è caduto giù! Sì, ma hai rotto il pacco! Ma dai! Si è chiuso barca di lui. Allora, posto. Come faccio Aspetta! Posto, corvo, che figura. Ma sono anche vivo perché sono atterrato sulle rocce. Arrivo, amici! Prego. Arrivo, come sto arrivando? Bestia, che botta. Al volo. Dai, prendiamoci un aereo di dove nuovo. Dove sono? Andiamo... Arrivo, eccomi. Andiamo di mamma vedere mia. Se c'ho qualche consegna da fare da qua. Allora, qui c'è Bear Grylls. Sto facendo una capriola, ragazzi. Volevo vedere se riuscivo. E sono Bear Grylls, quello lì, sempre Edgedog. La fantasia di Moro. Allora, amici, qua sopra ci sono le banane. Ma qua c'è un aereo. Andiamo a prendere le banane, dai. Secondo me con le banane ci bisogna farci qualcosa. Sì, ma qua con l'input lag è impossibile qui. Veramente un impossible game. A meno che non lo fai tutto veloce. È un'idea, è una tattica. Marco, che cazzata. Moro, ce l'ho fatta. Troppo, bravo. Addirittura. Troppo, sarei fatto troppo. Ma che non è neanche ok. Cioè, se io mi giro... Ce l'ho fatta. Velocissimo, ora che è la tecnica giusta per davvero. Corvo, non riesco prego. A muovermi da qua, ok. Ok. Porca merda, porca. Corvo, qua veloce sui rampicanti. Devi andare veloce, a colpo sicuro. Yeah. No. Una banana. Sono bravissimo. Ho preso una banana. Che bollino blu. Ah. No! C'è un'altra banana. Sono arrivato lontano. Rifacciamo veloce. Il segreto è continuare a saltare. Esatto, è quello lì, vero il segreto. Vero. Niente, qua non è andata molto bene. Che cazzi, è più dei cazzi. Un tucano. No, dammi Yezar, il tucano. Ma dai, il vestito. Ma porca miseria. Ma
che pistola. Che sono. Tranquilli. Entro la fine della merda di live. No, troppo. Porca puttana. Vero, quando Marco deve fare le cose a caso è sempre il termos più forte. Sempre. Ma dove cazzo sono andato? Ho sentito una puzza, cos'era? Taglia erba. Ma è andato intanto. Si schianta tantissimo, guardalo. Caccato. Sudato. Pisciato. E sburato. Andiamo. Che dice? Ah, che forse... Allora, ho trovato una la prima no. banana. Qui no. ce ne sono aspetta. Due. Possono raccogliere? Che ce ne faccio? Il tuo numero 5 c'è boh, amici! Oh! 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 Però zero, eh! Sono svenuto. Zero! Era un po' complesso ho il mio piano! Una banana. Porca miseria se ci stavo arrivando! Sì. E adesso la banana, di grazia, dove ce la dobbiamo porre? Ecco qua. Amici, guardate che c'ero, eh! Tenetevi la banana, eh! Ma doveva portare? Dove la dobbiamo portare? Ma che ne so, però voi tenetela, poi chiediamo a Bear Grylls. Sono caduto, vaffanculo! Vabbè, la banana ce l'abbiamo, non è quello l'importante. No. L'importante era, c'era una consegna lassù. Ma quella ho provato anch'io a raggiungerla, mi sono schiantato. Voglio riprovare però, aspetta. Avevo la tecnica tattica. Il tecnico tattico. Come cappello. Riprovo, la mia tecnica di prima. Ma provo nella classica misura. Guardami poi. Non può. Ma ce l'hai nel cazzo sta banana. Marco, provo una banana nelle palle. Arrivo. Arrivo molto prima di quanto voi potreste immaginare. Ma da questa parte però. No, ragazzi. Laggiù. Ma beh, ce l'ho Montescafo. Arrivo. Stai zitto, il Montescafo. Arrivo. Ok, ormai è padroneggiante il mio, eh. Ma... Ok. Amici, questo è un checkpoint, ecco. Posso dire. Non è arrivato. Posso dire di essere un checkpoint, sono quasi... Marco, vieni a vedermi. Al coso. Facci vedere la tua banana appena. Guarda, te gusta la mia banana. Ma no! Che fai? Ora è morto invece. Sono caduto di nuovo. Ma che colpi? Come che un fai? Pezzo di merda. La mangio. Pensa mani. Ma in due su una banana. Ma mi lasci signore, mi lasci. Mi lasci, grazie. Mi lasci un personaggio giapponese. Inciampato. Aiuto. Ma dove la dobbiamo portare sta banana? Dai, voglio fare l'easter egg. Retro gli zaccheri. Posso ordinare su Just Eat? Piscio tutti. Banane? Sì. Mette sull'aereo intanto, dai. Io sono già attaccato al cu. No, non posso se... Da qua. Cosa fai, Gizzo? Io voglio guidare. Da qua. Sì, ma dico... Marche... Ma chi è che ha attaccato dietro? Sto facendo un po' di... Io. Ed un fan. Pam, pam! Vi sparo, pam! Il maniglione che... Allora, io mi incastro qui. Ma tanto uno sta fuori maniglione. Ma che tranquillo, ah, no, ok. E con la banana solo. Aiuto, sto facendo il limbo. Aspetta, Gezzar. Vai. Aspetta, no. Marca Coro. Io sono attaccato perfettamente a Gezzar, eh. No, aspetta! Mi raccomando, ragazzi. Ciao Marco. Non ero attaccato a quanto pare. Mi raccomando, ragazzi. Non ero attaccato. Arrivo, evidentemente. Marco. Ma siete qua sotto? Ma prendo volo, eh? Sì. Uffa bomba. Ah, è troppo avanti. No. Marco, mi sono fatto male. Vabbè, ma adesso con una nuova consegna ci riprendiamo subito. Guarda, eh. Dai.
Ebbene? La puoi fare. Ebbene? Oh. Ah, ma il ghiaccio! Oh, bello questo, lo portiamo su una macca. Oh, bello questo. Ma dove cazzo siete? Aspetta. Dove lo dobbiamo portare? Lì. Andiamo, Liezzo. Bravo. Ma si scioglie. Aspettatemi, amici. Si scioglie questo? Mi sa di sì. Andiamo. È di qua, eh? Perché l'hai lanciato? Che scena. Ok. L'ho preso. Che scena era quella? Mettila dentro. Vabbè. Non va avanti. No, si è sciolto. Non vado avanti. Corvo, pensaci tu. Vedi che non ti fa andare avanti. No, mi fa andare indietro. Ci penso io che sono già dentro, guarda. Fammi. Prego. Voilà. Mamma, che bravi. Vabbè. Arrivederla. Eccoci qua. Mi prude il cazzo. Ma che dici, pirla? Andiamo. Dov'è? Adesso prendiamo un'altra consegna, amore. Prima prendiamo l'elicottero. Io voglio una pizza stasera. Posso ordinare una pizza? Ma poi qua? Vuoi. Delivery? No. Nella verità. Oh, Marco, io mi metto qui al posto del pacco, no? Vai. Poi. Ma aspetta, costana! Allora, io adesso tabbo e ordino la pizza, ma tu non mi devi far morire, no? Io ti sto guardando dal basso. Voglio una pizza ormai bianca con funghi e salsicce. No, buona. Con spanne. No, patate arrosto e salsiccia. Patate arrosto sulla pizza? Beh, la pizza bianca leggerezza. Io le patate sulla pizza no. Prezzemolo. Io sono contro le patate sulla pizza, ma è esploso tutto! Ma stava andando tutto bene! Era perfetto il viaggio! Stavo guidando da Dio, mai guidato così bene, è esploso tutto. Io non lo so, non ci credo però. Forse allora, posso ancora vincere. Una diavola o una salsiccia e patate? E non lo so perché è esploso, Axley. Lo so che ora 5.000, lo so, è esploso. Sono una diavola con anche le patate. Ma io non le voglio le patate sulla pizza, che idea delle palle. Come che idea delle palle? Le patate sulla pizza è un'idea delle palle, secondo ma non me. È ma vero. Hai detto chi l'ha inventata? No, ci stanno. Ma perché? Ma perché fa schifo le patate sulla pizza? Ma se c'hai gusti di merda, Marco. Ma fa veramente un'idea delle palle le patate sulla pizza. Ma perché? Perché non ci sta bene, non ci sta. Vabbè, secondo come le patate nella pasta, ma che vuol dire? C'è gente che lo fa, buonissimo, ma patate e pomodorini, buonissimo. Io adesso voglio provare a fare la pasta patate provola. Scusami, i pizzoccheri non li mangi. Allora, ma poi mangia i broccoli col pollo, questo qui. Buonissimo. I pizzoccheri non li mangi, scusa Marco. Quindi. No. Ma come, vabbè. Perché ci sono le patate? Ti perdi i pizzoccheri, va bene, però... No, nella pizza no, mi dà fastidio. Devo andare nella mina. I gnocchi sono buonissimi. In quel contesto mi piacciono, effettivamente. Però nella pizza no. No, Arianna, la pizza con le patatine fritte è da stronzo. Quella è da stronzo, quella è da americano. Uguale, per me è allo stesso livello con le patate. Con le patate arrosto è giusta. E poi la pizza con le patatine, come si chiama da voi? Americani. Peter Pan. Peter Pan? Da me dalla Arianna si chiama... Dove sto andando? La paperina. Peter Pan perché di solito è più per i ragazzini. Per i bambini, per hanno sempre un nome per bambini. Da me si chiama la Super Pippo anche. Ma anch'io voglio la Super Pippo, scusa, è più bello tu di Peter Pan. La Super Pippa, già lo so. Ma... Porca miseria, io non riesco dipende a muovermi in questo gioco. Ti hanno fatto il sondaggio, scegliete la pizza di Moro. Scegliete la pizza di Moro, poi ne scegli un'altra. Salsicce e patate sta stravincendo comunque. Va bene, dai. Ma salsicce e patate, ma che palle. Allora, la diavola, secondo me, è... La diavola è buonissima. È come dire, sì, però è... È banale, però è delezionabile solo se ci aggiungi l'anduia, se no... Che cosa, la diavola? La diavola, sì. No, se è buona anche se il salame buona piccante anche normale, buona. Però con l'anduia... Io adesso mi incazzo, con questa zanzara. Però... La zanzara freghi i cazzi, sai? Beh, qualche un ingrediente in più... No, se la ammazzo non si accorge di niente. Non credo ci sia l'anduia, aspetta, fa vedere. Patate salsiccia... No, per me il gorgonzola ci sta bene. Non mi piacciono gli affettati. Provo le diavole. Gorgonzola, gorgonzola e salsiccia è ottimo. Franci, fuori. Per me è una coppiata vincente gorgonzola e salsiccia. Fa vedere. Non c'è. Peccato.
Io di solito con Zola, c'è, sì. Vedi. Io di solito la prendo Zola e Salsiccia. Zola e noci devo... Zola e noci, Zola e salsiccia, secondo me sono perfette. Un sacco che non mangio Zola e noci... Io un sacco che non mangio la pizza in sé perché ormai la faccio più in casa. Ma ti ammazzo, te matto. In effetti io vorrei prendere la prossima volta. Zola e noci, la vedo passare ma non la riesco veramente. Poi da bere ce l'ho, ordina. Aia. Che pot, che mentata. Molto preso. Appena possibile. Tipo adesso, non c'è consegna adesso. Esatto. Aia, aia. Ma Marco, dove andiamo da Marco? Non ce la fai, vedo. Che stia volando, però. Ho visto passare un carretto di fianco a me. Fidati che non ce la fai, vedo. Ok, posto. Posto. Sto plancando. Unghie Bresaola, buona. Funghi Bresaola. Unghie Bresaola. Però... Unghie Bresaola. Allora, io i funghi sulla pizza non ne vado pazzo. Ma è un déjà vu incredibile, non è già successa questa cosa. Unghie Bresaola. A me piace, ma non ne vado, sì, neanche io pazzo, perché la consistenza dei funghi un po' mollice, viscida sulla pizza non mi fa impazzire. A me piacciono, ma è bella, fai con i funghi freschi. Un cubo di Rubik. E comunque la consistenza è molliccia. Non è viscida. Come premolle. No, mi piace già più come i bimbi. Però li preferisco mangiare. Sono spugnosi, sono. Sì. I funghi piacciono un sacco. Ah sì, no. Beh, dipende dal contesto. Dipende dal contesto, però. Certo, anche a me, io adoro se sto facendo al lavoro, i funghi non è che mi interessano per l'età. O nel tiranario. Un gelato ai funghi. Non è che è proprio uno... Ci sarà sicuramente un gelato ai funghi. Mamma mia, no. Beh, Space Valley ha fatto di peggio quei gelati. Vabbè, sì. Io sono arrivato alla... Chi è che deve deliverare qua? No, io mi sono buttato e poi è uscito sta roba. Non vorrei fosse stato il mio corpo, per sbaglio. Prego, se vuole andare, credo di essermi attaccato. No, non la è vero. Mortazza a me non piace in generale, purtroppo. Oh, la mortazza. No, sulla pizza perché non ci sta. No, sulla pizza è troppo grassa. È un salume troppo grasso, non è tra i miei preferiti. E credo che sia il salume più profumato del mondo. Veramente. Ma, per il profumo sì, però non come sapore no, preferisco altro. A parte che per me esiste, cioè il top è il prosciutto crudo. Yezar che... ce la faccio, Chi è che vola lassù? Io, sto andando alla tromba. Ah. Cioè, nel senso, è il mio obiettivo, poi... Noi dove che dobbiamo consegnare? Qua sopra di noi, aspetta, andiamo, raggiungiamo. Quale tromba, a destra o a sinistra? Per adesso, se ci fermo... La polizia, cosa? 90, la paura. Quindi? Non lo so, sto ancora volando, Moro. Noi siamo arrivati alla tromba. No, è sparito! Non lo so, Moro, non lo so. Perché? Sono in balia del vento. In mano? Perché non lo sento in mano? È sparito il tutto. E me c'è un orsacchiotto. No, sto ricadendo di sotto, ma dai! Sotto dove? Nell'acqua? Sì. Ah, però sono spawnato. Dai, basta. Credo di essere in quella... Una voglia di pizza. Anche me. Sì, 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 questa qua, Marco. Che bello, non è quella di Borderlands? Eh? Perché ha scritto in chat Jack il Bello, non era quello di Borderlands Jack il Bello? Mi ricordo. Polpa di pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, peperoni, uovo, bue, ma leggera leggera, sì, e poi quanta roba. Io avrei messo un po' di petrolio, un po' di benzina. C'è anche della pizza, no, a me le robe così mi fanno anche a me, così no, non mi piace. Non ti senti neanche gusto. Io voglio pochi ingredienti ma giusti. Che vadano bene nel contesto, nella situazione. Grazie Gabbo con le 100 pizze. Grazie, sono arrivato, ho parcheggiato. Io sono dalla parte opposta del trombone. Voilà, adesso mi faccio investire da questa macchina con i vetri green screen. Bene, il nostro viaggio è durato molto qui, eh. Ne voglio un altro. Zucca, panna e lardo. Zucca, panna e lardo è particolare. Mai assaggiato una roba del genere. Più che altro la panna sulla... vabbè. Arrivo. La zucca, panna e lardo è una copiata molto... Vedrei più un sugo, però. Un sugo, cazzo, zucca, panna, zucco, panno sì. E lardi. Tipo penne rigate, zucca, panna e lardi. Infatti il giorno dopo non l'ho mangiato. Beh, immagino c'è che il bello. Hai visto? No, a me piacciono pochi ingredienti. Facciamo... La margherita con patatine e banane. Io le patate sulla pizza non le voglio. Dobbiamo cercare, vediamo se c'è il sito della tier list con le pizze. Ah. Ma vuoi che no? Tier list.
Se c'è un giorno, cazzo. Le cipolle me le potete mettere, io l'ho già detto anche nel vabbè, gelato. Mary, mozzarella, salsiccia e spinaci sarebbe salsicce friarielli. Sì. Che è molto buona, io l'ho assaggiata, è molto buona. Salsiccia sì. Per quanto io ho sempre detto che la salsiccia preferisco mangiarla da sola. Salsiccia uh-huh. friarelle è veramente buona. No, minchia, nella pizza me la salsiccia è incredibile. No, no, però vedi, però per esempio la pizza, allora, la salsiccia sì. la capisco, le patate mi danno fastidio. Non, per cos'è non la so. Pizza? La pizza, per, la poi è buona, le mangio se me le dai. È molto buona, ma è rischiosa, perché se becchi la pizzeria che non ha una salsiccia meravigliosa ti va a rovinare un po'. Cioè poi se, mi, se tipo se dovessi vedere una pizza con le patate, la mangio, perché non sono volte che mi è capitato di beccare una pizza che facesse cagare. No, a me è capitato che non sapesse di niente, non che facesse. A me è successo che magari mi ha detto troppo salata con la pasta. Quello può capitare, sì. A me è capitato proprio il contrario, che stavo mangiando, ma vi giuro non capivo il sapore, non c'era. Smettete l'ananas, che tanto la pizza con l'ananas anche a chi piace non la prende. No. Io ripeto, io l'ho assaggiata una volta, non no, mi è dispiaciuta, non la prenderei mai. Io non l'ho mai assaggiata, però Domi ad esempio l'ha mangiata due volte. E una volta non le è dispiaciuta, onestamente. Amici, sono cioè, ci stavamo abbinamento, te... l'altra volta faceva cagare, quindi dipende vabbè, anche da come te la fanno. Però a me non è dispiaciuta, non la prenderei mai in vita mia. Ma vedi, però io sono tutte le altre pizze, perché dovrei... A meno che io proverei il pesce. Però a meno che non metti il pesce, quelle di Space Valley, quella col kiwi. Ecco, le pizze col pesce... di solito prendo quella col salmone perché no fare. Io stavo dicendo che per quanto ho i miei gusti, poi bene o male le pizza se me la dai non te la butto via, la mangio lo ad stesso esempio, tranne col pesce, perché il pesce cotto proprio non mi garba. C'è un me. Posto credo qua a Torino, Domi, è qua a Torino quella che fa la pizza sushi, la pizza che sushi. La pizza con le pere io non la mangerei sinceramente, fa la pizza col sushi sopra, mi sembra una cazzata nel senso che ci mette il salmone. No, no, proprio i rotoli di tipo gli uramaki, robe del genere. C'è il contrasto tra il pesce. Ma l'aveva mangiato Franzi, non l'aveva mangiato. Ma anche a Bologna, mi hanno detto c'è una pizzeria che fa la pizza con sopra la pasta. No, ma che senso ha? Me la fai col sugo? Però se le fanno e le mantengono nel menù, perché qualcuno le prende. Non è chiudere una pizza con ragù. Con ragù sì, ma ragù ci sta. Con la pasta al ragù sopra. Con ragù ci sta. Con ragù ci può stare, semplicemente. È un tipo di mamma sugo. Mia, poi non mangerei forte proprio. Però probabilmente sarebbe anche pesante. Ma noi siamo andati. Amici, alla fine se parliamo è vero, di queste basta, cose. Basta parlare alla fine. Due, insomma, sempre a parlare di cibo state. Guardate. A domani con Anti Showdown. Ecco. È sempre colpa di Moro comunque, anche oggi che era tagliata fuori lui la pizza. Andate da Gatto e ditegli: Gatto, che buono il risotto con le pere. Ditegli. Ah, ok. E noi a domani, ciao, bene. A domani, ciao.